Potrebbe anche nutrirsi di altro, ma se si nutre di merda è perché tu non gli dai altro di buono, diciamo così, no? Non è che muore di fame, non è che muore di fame se, non è che muore di fame se tu non gli dai qualcosa di buono. È importante renderci conto che siamo noi che dobbiamo dare emozioni alla nostra sfera emotiva. Ma poi c'è anche un'altra parte che è la sfera, possiamo così dire, riflessiva, no? Che cos'è questa sfera riflessiva? Che è quella che fa la fatidica domanda perché. Si chiede perché le cose vanno male. Nel momento in cui tu chiedi perché, beh, devi darti una risposta, no? La risposta è il fatto è che se tu non la trovi, diciamo così rapidamente, attribuendo magari all'altra persona, dice perché quello è uno stronzo, ad esempio, quella lì potrebbe essere una soluzione, e quindi io lo mando a cagare, quella è la seconda soluzione, ma se non c'è, visto che è uno stronzo, lo mando a cagare, ma visto che non fai questo, allora inizierai a scatta dentro di te un tutto si riemerge. Come uno zombie, il pensiero genitoriale, no? Il pensiero genitoriale che è quel pensiero che ti hanno ficcato nella testa i tuoi genitori, ma non il pensiero buono, perché ti hanno ficcato nella testa sicuramente anche dei pensieri buoni, ma in questo caso quello che ti hanno ficcato nella testa, quello che tu tiri fuori, non è il pensiero buono, è il pensiero negativo, è il pensiero, diciamo, è il pensiero negativo fondamentalmente quello che tu tiri fuori. Il pensiero negativo che sovrasta, ti condanna, perché praticamente attraverso questo pensiero genitoriale tu diventi una specie di, diciamo, diventi una specie di genitore di te stesso, fondamentalmente. Cioè, sembra strano, ma tu diventi genitore di te stesso. Diventi una persona che, diciamo, deve educare il se stesso, la nostra parte emotiva soprattutto, ritieni che non abbia fatto le cose giuste e quindi devi educarla. Educarla cosa vuol dire? Vuol dire che devi, diciamo, punirla, per educarla, devi sanzionarla, devi, beh, farle capire che deve fare le cose, in un altro modo. E quindi praticamente inizi a darti delle sanzioni, inizi a darti tu delle sanzioni, e queste sanzioni cosa sono? Sono delle praticamente punizioni, no? La prima punizione che inizi a darti quando prendi atto che le cose non vanno bene, non vanno per il verso giusto, è provare l'infelicità, diventi infelice. E come si manifesta questa infelicità? Beh, inizialmente si manifesta attraverso dei rammarichi, dei dispiaceri, insomma, delle sensazioni di infelicità. E questi rammarichi, questi dispiaceri, queste sensazioni di infelicità possono manifestarsi sia attraverso, diciamo, del rimpianto di non aver fatto delle cose, no? Con questa persona, perché tu inizi a dire, beh, magari cioè, ecco, quindi stai male, inizi a giustificare questa persona, no? Ma se giustifichi questa persona, se salvi lei, la condanni te. E inizi a dire, beh, forse ho fatto delle cose che non andavano bene, forse mi sono comportato male, forse insomma, non ho fatto delle cose che avrei dovuto fare, o forse ho fatto delle cose che invece non avrei dovuto fare, insomma, sono rimpianti e rimorsi. Beh, oppure, diciamo, viceversa, puoi provare della rabbia e del rancore, ma bisogna vedere perché pensi che questa persona qua sia stata negativa nei tuoi confronti. Ma se questa rabbia e questo rancore restano compressi, si rivolgono contro di te, fondamentalmente. Si rivolgono contro di te, eh. C'è poco da fare, cioè tu hai praticamente rabbia che trasferisci anziché verso gli altri, la trasferisci nei tuoi confronti, verso di te. E
E questo